Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Renzi, vigili malati a Capodanno, cambiamo le regole. Norman Atlantic, oggi a Brindisi, sopralluogo sul traghetto. Andrea, madre e figlio, trovati morti in casa. Leggo di 83 vigili su 100 a Roma che non lavorano per malattia il 31 dicembre. Ecco perché nel 2015 cambiamo le regole del pubblico impiego. Lo scrive Renzi in un tweet. Anche il ministro per la pubblica amministrazione, Madia, interviene sul caso, annunciando accertamenti e azioni disciplinari. Verrà effettuato oggi a Brindisi il primo sopralluogo a bordo del Norman Atlantic, il traghetto su cui è scoppiato un incendio il 28 dicembre a largo dell'Albania. Sull'imbarcazione saliranno il PM della Procura di Bari e gli ufficiali della Capitaneria di Porto. Verrà cercata la scatola nera. Una donna di 82 anni e il figlio di 55 sono stati trovati morti in casa ieri pomeriggio a Minervino Murge, in provincia di Andria. I cadaveri non presentavano segni di violenza. Si indaga per capire quali siano le cause dei decessi. Mario Cuomo, tre volte governatore democratico dello stato di New York, è morto di infarto a 82 anni nella sua casa di Manhattan. Cuomo, figlio di un droghiere di origine italiana, era stato governatore della Grande Mela dal 1983 al 1994. Più volte aveva rifiutato di candidarsi alla Casa Bianca. All'indomani della tragedia a Shanghai, dove 36 persone sono morte nella calca la notte di San Silvestro, la polizia ammette errori. Non ci aspettavamo così tanta gente, ha riconosciuto il vice comandante della polizia, smentendo che a causare l'incendio sia stato il lancio di dollari falsi da un locale. Quest'anno i saldi arrivano prima. Tra oggi e domani partiranno in tutta Italia le vendite di fine stagione, particolarmente attese dopo un Natale ancora sottotono. Secondo le stime di Confesercenti, la spesa media prevista dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro.